per passione, per professionalità, è chiaro che il risultato non può che non essere, non dico buono o cattivo, ma di partecipazione. Ecco, io metto tanta partecipazione perché sono contento di fare il mio mestiere, sono contento di essere stato uno dei primi che ha creduto in questo sport spettacolo, di averlo presentato e di aver avuto in tempi non molto lunghi la risposta da parte di tutti voi gentili amici. E anche poi, se pensate che proprio il Vittorio Castronovo e la Claudia Salesi li ho conosciuti in quanto erano e sono principalmente il pubblico, e senza il pubblico non si fa assolutamente niente. Ecco, io sì, volevo ringraziarti, però volevo dirti che adesso per un po' di tempo starò proprio in disparte, in silenzio, perché sai, la Dan Matsumoto non è mai stata molto bene corretta nei confronti della mia Masami, per cui non è che io sono ben disposto a seguirla, soffrirò in silenzio. Spero soltanto che, ecco, tu, Tony e Claudia vogliate a un certo punto sostituirmi, perché non me la sento io di parlare per 10 minuti. Vai Claudia. Vabbè, Vittorio e Claudio, cioè Vittorio, ma non combatte la Devil Masami, questo è un match, un tag match a 4 con tempo limite di 60 minuti in 3 round. Non voglio combattere io con Dump Dump. Ed ecco la Norio Tateno che viene presentata ufficialmente al pubblico, combatterà in team con la Itsuki Yamazaki, mentre la Dump Matsumoto con chi? Con la Rossi Moreno, carissima Claudia, ai 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 ai, altra Rossi Moreno, credo di sì, anche dal sombrero, c'ha il sombrero, ha il sombrero, olè, avevo visto la mantiglia, poi contemporaneamente ho visto che ha portato i Picadores con sé, e ci sarà veramente una corrida a questo punto. Ecco la presentazione ufficiale della Dump Matsumoto, vedete, ha una tarantola, che cos'è? Uno scorpione disegnato sul volto, ed ora eccola. Eccola qui, presentata la Rossi Moreno, eccola, guardatela tutta punk più che mai, insieme ad un'altra panchina, no, è una pancona la nostra Dump Matsumoto. Una cassa punk. Una cassa punk. È carinissima, vabbè, dall'espressione di Claudia ci siamo meritati, non abbiamo la cena stasera da Claudia, sono convinto, perché ha fatto un'espressione di tale pietismo nei nostri confronti, o almeno per le nostre battute, speriamo, è vero Claudia? Per carità, i miei commenti sono sempre di molta affettuosità nei confronti di voi due, perché siete veramente dei grandissimi amici. È iniziato il primo round e con il primo round purtroppo le scorrettezze, sono in due ad agire contro una sola. Sì, è stata proprio la Dump Matsumoto e la Rossi Moreno, ma come vedi anche la Norio Tateno e la Itsuki Yamazaki non scherzano quando vogliono in scorrettezze, e quindi hanno immediatamente caricato con un doppio calcio volante la Dump Matsumoto. Poi è rimasta la simpatica farfalla, come l'avevi colorata, grigio scuro, ecco, per Vittorio la Norio Tateno è una farfalla grigio scuro, ma è complicatissimo, farfalla bianca, farfalla verde, farfalla rossa, farfalla nera, farfalla grigio scuro, ma ti sembra logico? Va bene, verrà di nuovo nominata farfalla rossa, d'accordo, a molti amici anche lei qui in Italia non dobbiamo, diremo, farli un po' inquietare, la nominiamo farfalla rossa. La farfalla rossa, anche perché ogni tanto colora una ciocca dei suoi capelli con del rosso, mi sembra anche forse gentile, perché grigio scuro ti sembra logico, già ho tutti questi problemi di carattere, di nomi e di difficoltà di pronuncia, mi viene a dire la farfalla grigio scuro, no, diventa una cosa tremenda. Claudia sempre di più ha un'espressione di pietismo. L'espressione di pietismo si riferisce specificatamente al match che sta andando avanti in maniera molto scorretta, e certamente non si vede una buona schermaglia da queste grandi quattro atlete che potrebbero dare del loro meglio, ma in questo momento veramente non ci stanno veramente comportando, non ci stanno offrendo un buono spettacolo. E forse sono prove di assaggio, come si suol dire, iniziali, ecco, prendiamole come tali, e poi pian piano vedete che si sta riscaldando. Eccola qui la famosa ciocca di cui si parlava, questa sera è più sul biondiccio che sul rosso, ma comunque la nostra Norio Tateno è molto brava, e anche la Itsuki Yamazaki che vigila, vedete, le azioni dell'amica, della compagna di squadra per portare
portarle aiuto. Ora precipita sia la Rossi Moreno che la nostra Norio Tateno sulle corde, quindi l'azione è stata temporaneamente sospesa, per poi, vedete, si fronteggiano al centro del ring nuovamente la Tateno e la Moreno. Tateno e Moreno, ed è la Moreno questa volta che costringe con una certa facilità in arco reverso la Norio Tateno, che non è mai poderosa, l'abbiamo vista in tantissime azioni, è veloce talvolta, precisa nelle tecniche, ma non ha questa poderosità, questa prepotenza anche al di là delle scorrettezze o meno. E guardate, la Rossi Moreno accompagna la Tateno sul ginocchio della libellula, perché le altre sono farfalle, ma la Damp Matsumoto è una libellula, e quindi è intervenuta e la consegna nelle mani o nei piedi della Rossi, della Damp Matsumoto. Cambia nel frattempo la Norio Tateno per la Itsuki Yamazaki, che viene messa immediatamente al tappeto dopo un gioco di corde e un lancio californiano. Ancora gioco di corde ai danni della Itsuki Yamazaki, muraglia, doppia muraglia, tripla muraglia cinese per la Yamazaki, che deve ricorrere alle corde, mentre la Bull Nakano, ok con Nakano che dir si voglia, al di fuori delle corde del ring, allontana il piede dalle corde stesse della Itsuki Yamazaki, che aveva cercato un attimo di sospensione, e la sospensione l'ha avuta, nel senso di essere sospesa nell'aria da parte della Damp Matsumoto, mentre una bella inquadratura anche della Jaguar Yokota al tavolo della giuria. Ci sono un po' proprio tutti questa sera qui ai bordi del ring, e i match sono di molto importanti, mentre vediamo ancora la Itsuki Yamazaki che sta subendo l'azione pressing della Damp Matsumoto, poi passa al contrattacco la Itsuki Yamazaki, prima con una serie di ganci allo stomaco della Damp Matsumoto, cade purtroppo malamente, l'azione era stata imperniata su una tecnica di doppi calci volanti da parte della Yamazaki. Vedete che ancora una volta si riscatta molto bene con questa proiezione, non riesce a bloccare per una questione di sproporzione di pesi principalmente la rivale. Cambia per la Norio Tateno, che con un calcio frontale atterra la Damp Matsumoto, ma viene raggiunta, presa d'aquila al collo, ricorre alle corde, ma ancora la Bull Nakano al di fuori delle corde allontana il piede della Norio Tateno, e quindi l'arbitro non fa interrompere l'azione. Tremenda questa manata in pieno petto della Norio Tateno, che salta ripetutamente sul ring. Ci ricordava tanto una scena di Blade Runner, quando una delle replicanti viene ad essere uccisa da Harrison Ford con una pistola laser, e noi vediamo ad un certo momento quella ottima attrice, non ricordo il nome, che deve essere anche una grande atleta e acrobata, è un personaggio molto famoso, mi sfugge, perciò lo rammentavo, e saltava sul pavimento ripetutamente in quanto replicante, in quanto essere non umano ma fatto ad immagine, somiglianza e replica degli esseri umani, bravissimo, e saltava ripetutamente sul pavimento. Scrivetecelo amici, il nome di questa bravissima attrice. E passiamo nuovamente alla nostra telecronaca e vediamo che la Rossi